l'utente, una volta che viene ricoverato e viene dimesso, riceve sul proprio cellulare un SMS e con questo SMS viene invitato a compilare un questionario. Tramite gli occhi appunto degli utenti cerchiamo di capire, di dare le informazioni che non sono reperibili attraverso i dati amministrativi a chi lavora appunto all'interno degli ospedali o a chi si trova a programmare. La cosa che ci ha stupito molto è che gli utenti scrivono anche tanto. Come valutate complessivamente l'assistenza ricevuta dal bambino in reparto? Fin dalla prima guida di accoglienza di una famiglia che arriva in ospedale, nel mio benvenuto si dà atto di questo progetto. È uno strumento che fa parte integrante del percorso di cura. Già un senso di essere accuditi, di essere ascoltati, è già un'esperienza di qualità. So measuring the results is important, but just the first step in that journey. The other steps is really to drive those improvements, then measure again, then drive again, then measure again. We can't just listen to patients, but we have to start react on them, on the responses. La cosa che fa la differenza per l'utente è sicuramente la qualità dell'assistenza, ma è anche l'umanizzazione, quindi il fatto che l'infermiere si ricordi il proprio nome, oppure che faccia un qualcosa che va al di fuori, diciamo, del servizio sanitario, ma che tratta l'utente, il paziente, come una persona. There will definitely be the new solutions introduced as a result of the information we get through patient experience measurements. So one year from now, you come back and we will share what we have done as a result of the system.